caso non avevo un sì, siete arrivati nel momento clou, ci sta dicendo chi ha incontrato a Palazzo Chigi. A che punto siamo? Ci sono i numeri per questo gruppo alla Camera in sostegno dell'attuale governo? I numeri ancora sono... Mercoledì poi c'è una prova, c'è una prova di fuoco e quindi mercoledì si vedrà quali sono le intenzioni reali. Io penso che la possibilità di rafforzare la maggioranza c'è, ma passa attraverso un governo nuovo. Passa attraverso, Luca, sentiamo malissimo. Quindi un governo nuovo, ma con lo stesso premier. Beh, ma guardi che diciamo togliere qualsiasi equivoco, io considero, l'ho detto in aula e quindi non è che vi sto facendo delle rivelazioni, che il presidente Conte è l'unico punto di equilibrio di questa legislatura. L'alternativa sono le elezioni, questo è quello che penso io. Preso il Conte Ten, diciamo che questo favorisce, perché come si fa a parlare con le persone se non si immagina che c'è una prospettiva forte, importante, che va oltre diciamo le difficoltà di questi giorni. La crisi che è stata aperta non è stata capita dal paese. Come si fa a parlare con le persone se non c'è una prospettiva? Stiamo parlando di incarichi, non capisco. È necessario aprire a un ventaglio di forze più adeguato, perché non c'è solo il rapporto, ho visto oggi il documento sottoscritto dai deputati di Italia Viva, ovviamente non è che Renzi al Senato ha fatto un discorso conciliante, mi è parso di rottura totale, però immagino che dentro Italia Viva ci siano delle posizioni che sono più ragionevoli. Tra l'altro Nencini, che è quello che ha prestato il simbolo al Senato, diciamo, non solo ha votato ma ha fatto anche un discorso molto ragionevole. E poi c'è l'area dei liberal democratici di Forza Italia, poi dopo loro si arrabbiano se si parla, dicono che si arrabbiano, ieri hanno fatto finta di volere le elezioni anticipate andando al Quirinale, e il punto è che l'area liberal democratica è aperta nel paese, perché se loro sono succubi di Salvini e della Meloni si apre un grande spazio politico. Nel momento in cui loro si rassegnano a Salvini e alla Meloni, questo spazio si moltiplica. Onorevole, la ragione per il tempo stringe, no? Se non si va a votare, ve l'ho già detto prima. Per essere un po' sono più... partito, no, più di così non posso dire. No, nel senso la prospettiva vuol dire che servono sia... il ministro degli esteri Luigi Di Maio, così è tutto... Trasparente. Grazie. Anche perché io devo andare in quel corridoio là, che voi togliete. Ci sarà sicuramente qualcuno dell'agenzia a dire, che poi vi spiegherà se vedo cosa. Tabacci, scusi, una curiosità che arriva da studio, la 7. Il partito di Giuseppe Conte per le prossime elezioni, e però anche posizioni nel governo espressamente. No, ma io non lo so. I voti in più arrivano se ci sono delle posizioni di governo. No, non è così, è una prospettiva politica che secondo me va indicata, perché ci sono delle persone che vogliono essere capaci di interpretare quell'elettorato che ho indicato. L'elettorato liberal-democratico, che secondo me è quello cui dobbiamo guardare, che è una vasta area del paese. Questo dobbiamo fare. Okay. Grazie Luca. Pomicino, io ho capito due cose.